La solidarietà non si ferma, anzi per Domomia non si è mai fermata. Nata dalla volontà di aiutare le famiglie monogenitoriali, dal 2015 ha deciso di sostenere tutti coloro che si trovano in difficoltà economica. L'opera dell'associazione si basa sul contributo quotidiano di aziende agricole o privati cittadini che donano generi alimentari come prodotti difettosi o in eccedenza e Domomia provvede a distribuirli nelle case di chi ne ha fatto richiesta se rientra nei requisiti previsti. Il centro di raccolta si trova al CODMA di Rosciano a Fano. Facciamo parte del progetto Non Spreco insieme alla cooperativa Gerico e la Caritas diocesana. E ogni settimana distribuiamo in beneficenza all'incirca 400 quintali di frutta e verdura. In situazione di non emergenza siamo qua il martedì e mercoledì. In questo periodo di emergenza abbiamo cercato di raggiungere comunque le nostre famiglie attraverso un progetto chiamato Domomia Emergenza, dove portiamo a domicilio i pacchi alimentari e la frutta, proprio per evitare gli spostamenti e tutelare sia le famiglie che i volontari. Ad oggi sono 25 i volontari di Domomia che si alternano per sostenere oltre 860 famiglie, di cui 346 di Fano e oltre 500 residenti in altri comuni della provincia di Pesaro Urbino. A beneficiare di beni di prima necessità sono anche diverse associazioni marchigiane. Con loro abbiamo rapporti anche di scambio di beni di prima necessità, proprio per arrivare a dare alle famiglie ciò che magari noi non riusciamo, loro ci portano, che ne so, il latte, il pane, il formaggio e facciamo uno scambio, ecco, un baratto di alimenti di prima necessità. Con loro abbiamo rapporti anche di scambio di beni di prima necessità proprio per arrivare a dare alle famiglie ciò che magari noi non riusciamo, loro ci portano, che ne so, il latte, il pane, il formaggio e facciamo uno scambio, ecco, un baratto di alimenti di prima necessità. Sempre in situazioni di normalità, per poter usufruire del banco alimentare chiediamo un ISEE inferiore a 6.000 euro, che è quello standard che ci chiede appunto il banco. Chi invece ha difficoltà e quindi ha un ISEE più alto, che arriva fino ai 9.000 euro, comunque fa richiesta a noi e noi riusciamo a fornire a loro comunque la frutta e la verdura. E volevo ringraziare tutti coloro, aziende, privati, associazioni che comunque ci hanno sostenuto e continuano a sostenere il progetto di Domomia Emergenza. Grazie mille.